proseguiamo di qua in questa bruttissima palude. Abbiamo avuto per tutto il tempo l'acqua alle caviglie. Cosa succede qua? Le forze qua? Liriane avevano raggiunto il cuore di Izgith. La signora del sangue. Da ogni ramo, rampicante e arbusto, penzolavano decine di sanguisughe e zecche. Gonfie di sangue, i loro addomi luccicavano rossi nella nebbia. L'aria era così putrida che a Mev girava la testa. La regina si fermò su un masso coperto di muschio, appoggiando la fronte sulla fresca superficie. Vide passare i suoi soldati, pallidi, sporchi ed esausti. Voleva dire qualcosa per sollevarne il morale, ma venne colta da uno spasmo di tosse. All'improvviso, nell'acqua intorno a Mev si sentirono dei tonfi, come gocce delle dimensioni di un pugno. La regina alzò a fatica lo sguardo. Come a comando, le sanguisughe e le zecche si erano lasciate cadere in acqua, trascinandosi verso un boschetto di ontani. Mev sapeva cosa si celava dietro gli alberi. Ghernicora, la signora e regina di Izgith. Armi in pugno! Ruggì Mev. Serrata ai ranghi! I liriani si riunirono velocemente, formando un muro di scudi e riparandosi dietro di essi. Terrorizzati, videro diversi occhi aprirsi tra i rami, mentre rivoltanti bestie coperte di fango emergevano dalle acque gorgoglianti intorno a loro. Mev pronunciò una preghiera silenziosa. Melitele, grande madre, vergine e anziana, ti prego, proteggici. Mamma mia, mi sa che sarà uno scontro duro. Allora, Mev resistette all'impulso di distogliere lo sguardo dagli orrori coperti di fango che circondavano i suoi uomini. La vista di quei mostri le dava il volto a stomaco e dovette trattenersi per non urlare. Alla fine alzò la spada con grande difficoltà. Poteva solo sperare che i suoi uomini non notassero le sue mani tremanti. Abbiamo la spada, quella super. Elimina la Ghernicora. Ok, è una battaglia abbreviata. Vediamo che poteri avrà questa qui. Allora, vediamo. Via. Oddio, lui andrebbe bene. Sì. Sì, non sto pensando. Dai, va bene così. Allora. Dei. Informazione intorno a me. Che schifo. Anche se sono solo delle carte, mi fanno schifo, guarda. Allora, ogni due turni, alla fine del turno, sposta tutti gli alleati su questa fila e si trasforma in Ghernicora madre. Ah, ma ecco, tipo il drago che a seconda di cosa fa cambia effetto. Questo cos'è? Frutto di Ghernicora. Se sulla fila del combattimento a distanza prosciuga di 3 la Ghernicora. Quando la forza di questa unità arriva a 10, esplode e danneggia di 3 tutti i nemici. Solo a pensarci, mi fa schifo. Va bene, allora. Lei però non so se è fissa. Lei è immune. Attenzione, lei è immune. Però facciamo così. Ok, intanto iniziamo a fargli qualche danno così. Poi, come sempre, mettiamo lui nel mazzo. E io chiamerei. Ah, beh, sì. Guarda, chiamiamoli tutti e due. Ecco. Ok, che gli do. C'è qualcosa che perde. Gli do fuoco. Combattiamo col fuoco la signora. Sei qua. Impazzito! Non agitarla! Ok, non. Mia signora, quei parassiti si nutrono del suo sangue. Sì, lo sappiamo, ce l'ha detto il Witcher, ma mi ha distrutto le carte. Ghernicora madre, ogni dottore inizio del turno sposti gli alleati dell'altra fila. Sull'altra fila, nella propria metà di campo, si trasforma in Ghernicora. Ma mi ha distrutto le carte, scusate.
cioè non... perché? Non... aspetta. Ogni due turni prima del turno evoca un frutto di Gernicola sulla fila del quartetto corpo a corpo. Ogni volta che un frutto di Gernicola viene distrutto... ah, ecco, Mel scarta una carta casuale dalla sua mano. Porca vacca. Ah, qui non avevamo più carte. Lo so già, vabbè. Allora, facciamo così. Non so se... eh no, perché non ci ha eliminato tutto dalla mano. Quindi sono intoccabili i frutti. Ma no, come si fa? Come si fa? No, perché sto pensando... se vogliamo danneggiare lei, dobbiamo danneggiarla in maniera casuale, anche se adesso l'immunità non ce l'ha più. Vabbè, boh, andiamo avanti, dai, poi vediamo cosa succede. Allora, niente, andiamo, chiamiamo destra, lui, insomma, facciamo qualcosa. Destra, sinistra. Scarto un'altra carta, infatti. Fidel è forte. È fortissima, perché... eh beh, non mi fa... cavolo... se non mi permette di giocare carte, sarà una battaglia molto dura. Allora, aspetta. E come faccio a danneggiare solo lei senza toccare i frutti a sto punto? Bella domanda. Bella domanda. Allora. Stiamo così. Allora, per il momento stiamo così. Andiamo qua. Per tutti gli dei. Ok, allora aspetta un attimo. Lei così, quando è Gernicora non madre, base, non può essere bersagliata. Adesso se usassi il potere di Mev, due verrebbero distrutti. Quindi iniziamo con il giocare lui e non facciamo nulla. Non tocchiamo. Mia signora, non la tocchiamo. Voglio vedere cosa succede. Perché magari va, appunto, va sconfitta in maniera differente. Allora, lei si danneggia, infatti. Se sulla fila di quarta distanza prosciuga di 3 la Gernicora, ok. Quando la forza di questa unità arriva a 10, esplode e danneggia di 3 tutti i nemici. Allora, attiviamo il suo effetto. Intanto facciamo... ah no, lui è un boss, quindi non è effetto. Facciamo così. Forza, via, via! Ok. Nel mentre, perché devo stare attento, perché allora non posso danneggiare questi, perché se non posso giocare carte è finita. Allora facciamo così. Non mi piace. Non posso attivare il potere della regina, perché sennò gli arcieri, vabbè, che infliggono 2, vero? Allora adesso possiamo, allora gli fanno 2 di danno, sopravvivono. Quindi mandiamo, lui ci serve, ok. E lei ci servirebbe al momento giusto. Però la teniamola nel mazzo. E il bombarolo no. Giochiamo lui. Ok. Vediamo. Range di 3 unità. Allora, facciamo, sì, possiamo usare questa, perché facciamo 1, 2, evitiamo questa. Ok, a posto. Se anche li tenessi a bada non sarebbe male. Tipo adesso 1, 2, 3, 4,
Sì, 4, 5, 6. Guarda, gli infliggiamo 6. Ok, non lo facciamo arrivare a 10 anche. Non sarebbe male. Allora, adesso che non è più immune, io... Indicami un bersaglio. Gli farei male, ok. Adesso diventa immune. Come muta in fretta il destino. Sì. Adesso non possiamo fargli nulla. Mandiamo giù Xavier e gli diamo più cariche a lui. Perfetto. Perfetto. Ok. Adesso aspetto che vadano di là. Noi avevamo la cadaverina, abbiamo giocato. No, giochiamo lui. Destra, sinistra, okay. Destra, sinistra. Ok. Queste bestie possono essere uccise. Possono essere sconfitte. Certo. Però con un po' di strategia. Allora, chiamiamo chi? Ah, lui no. Lui no. Però vediamo. Occhio alla testa! No, sì. Prendi! Forza. Giochiamolo qua. Ok. E giochiamo lei. Fate l'amore, non fate la guerra. Anche se lei non... zero, perché lei non ci danneggia alla fine. Adesso infliggiamogli danno. Ok. Poi devo giocare una carta. Guarda, facciamo così. Potrei aver sbagliato, però vediamo se riusciamo a vincere lo stesso. Allora, adesso... Allora, a 10 mi danneggia. Ok, allora lasciamo che ci danneggi. Facciamo così. Mi metto all'opera! Vediamo. Forse non fa in tempo, però. Vediamo, perché se... non fa in tempo. Ok, ce l'abbiamo fatta. Credo che sia morta. Nonostante il bombarolo, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a districarci bene. Ricordò ben poco della battaglia di Ischid. Sembrava un incubo, dai dettagli confusi, ma dalle sensazioni fin troppo reali. In mezzo alla densa nebbia, combatté come una furia, colpendo disperatamente i mostri che avanzavano da ogni lato. Alla fine, sulla palude, ricadde il silenzio. Le acque si calmarono. Le sanguisughe e le zecche erano sparite, mentre Gernicora giaceva tra le foglie marce, immobile e coperta di sangue, ma pur sempre terrificante. «Bruciate il cadavere», disse la regina con voce roca. «E poi andiamocene». I soldati si lanciarono una serie di sguardi silenziosi. Maeve impiegò un attimo a capirne il motivo. Avevano ancora paura. Sebbene il mostro giacesse morto a terra, non osavano avvicinarsi. Se avesse ripetuto l'ordine, lo avrebbero eseguito. Tuttavia non voleva costringerli con la forza. Lottando contro la repulsione, si avvicinò al cadavere di Gernicora e gli diede fuoco. Presto, il tanfo soffocante di carne e capelli bruciati riempì l'aria, mentre il grasso sfrigolava tra le fiamme. Finché della signora del sangue non restarono altro che ossa annerite. I liriani si rimisero in marcia verso le sponde dello Yaruga. Nonostante le gambe stanche, si sforzarono di mantenere un passo veloce, senza mai fermarsi a guardare indietro. Quella. Trofeo di Gernicora. Vediamo un po'. Insomma, meglio di un Witcher siamo,
Quello là gli abbiamo rubato il contratto praticamente. Allora, vediamo. Sequestro unità bronzo nemica. Dopo 6 turni, all'inizio del turno ritorno in mano. Ah, bah. Sì, non è male, però il nostro è decisamente meglio. Il nostro scettro fa un danno pauroso quando è bello carico. Quindi lasciamo, stiamo così. Il morale è sempre basso, però vabbè. Perché non era una battaglia normale questa, ovviamente. Ok, ci ha dato un po' di bottino. Vediamo la mappa. Perfetto. Dai, abbiamo liberato la palude dalla signora del sangue, voglio dire. Un ottimo risultato. Allora, completiamo qua, direi. Però... no, siamo un po' al limite. Allora, aspettiamo un attimo. No, voglio essere sicuro che abbia abbastanza scorta, in caso ci serva. Ok, qua. Forse una palude un po' più normale. Ok, no, qui non c'è niente. Qua c'è un bel po' di bottino. No, lettere e chiavi trovate. Da Drogovit, gran cacciatore reale. A Ragbard, signore di Temeria, Maakam e Pontar. Vostra Altezza, vi porgo le mie più sentite scuse. Ho fallito nel mio compito. Siamo stati costretti a interrompere l'abbattimento degli alberi. Non abbiamo sufficiente forza lavoro. Gli uomini muoiono come mosche per malanni e ferite infette. Abbiamo abbandonato l'accampamento. Ho spedito gli oggetti di maggior valore a Vizima, in forzieri ben chiusi. Purtroppo non potrò tornare alla capitale poiché non sono nelle condizioni di poter viaggiare. Ho una ferita alla gamba e si sta già putrefacendo. È stato un vero onore prestare il servizio sotto il vostro comando. Va bene, ma noi poi abbiamo raccolto... Aspetta, mi viene un dubbio. No, c'erano dei... Sì, che abbiamo raccolto. Ok, posto. Il quartiermastro avvicinò Mev con una spiacevole notizia. Mia signora, le scorte di cibo scarseggiano e i contadini locali non ne hanno abbastanza da condividere. La regina inviò un piccolo distaccamento ad esplorare la zona in cerca di cacciatori, apicoltori, minatori di carbone e chiunque altro fosse disposto a commerciare. Al tramonto gli uomini fecero ritorno, salvo 3, scomparsi senza lasciare tracce. All'inizio Mev sospettò l'intervento dei mostri o dei Nilfgaardiani. In seguito scoprì che gli uomini si erano portati dietro tutti i loro averi. Incoraggiati dalla clemenza della regina verso i disertori, avevano deciso di tentare la sorte. Ah, quella notte Mev non riuscì a dormire per il freddo, per la fame e per la rabbia. Dovevo impiccarli. Vabbè, visto che però ho fatto bene a non spendere. Beh, 20 uomini abbiamo perso, visto. E 500 di legna, mi pare, 1000 di oro, credo, di aver intravisto. Vabbè. Sempre troppo buono, lo so. Qua cosa c'è? Nella palude di Ischit crescevano imponenti ontani, i cui rami formavano un baldacchino intrecciato che oscurava il cielo. I pochi raggi di sole che filtravano venivano assorbiti dalla fitta nebbia sottostante. Pertanto, la palude sembrava in uno stato di perpetuo crepuscolo, in cui era facile perdere il senso del tempo e della direzione. Mentre i liriani marciavano tra gli alberi, apparve un bagliore. I soldati aguzzarono gli occhi e restarono ammutoliti. Un globo luminoso fluttuava sull'acqua, pulsando e ronzando. La luce girò intorno agli uomini e si allontanò, fermandosi come in attesa. È un fuoco fatuo, sussurrò uno dei soldati. Sembra che voglia mostrarci qualcosa. Seguiamolo. Mev sapeva che il fuoco fatuo poteva rivelarsi traditore e attirarli in una trappola. Ciò non di meno, lo seguì senza un vero motivo. Percepì che i soldati approvavano la sua decisione, ma in verità era semplicemente curiosa. Lo seguiremo con cautela. Armi pronte. Vediamo dove ci condurrà di qua. Vediamo.
Sì, noi dobbiamo andare di qua. Di qua c'è una battaglia. Va bene. Prima prendiamo sta roba. Ok. Eccolo qua, il focherello. Mentre il fuoco fatuo conduceva i liriani per uno stretto sentiero serpeggiante, Mev si guardava intorno circospetta. Il sudore le bagnava la fronte, ma le sue paure si rivelarono infondate. Al termine del sentiero le truppe trovarono quelli che sembravano i resti di una carovana. I carri, marci e mezzo sprofondati nell'acquitrino, dovevano essere lì da decenni, forse anche di più. Nonostante questo, pannelli dorati e brandelli di stoffa argentata sembravano indicarne la ricca provenienza. All'interno dei carri i soldati scoprirono molte casse d'acciaio, arrugginite ma intatte, contenevano tesori incredibili, sacche ricolme di monete d'oro, calici tempestati di perle, velluti e sete esotiche. Diamine, che bottino! È proprio qui nel nulla, mormorò un soldato tra i denti. Bastò poco a Mev per capire la situazione. Sembra strano. Anche lei un tempo aveva viaggiato in una carovana simile, splendida e colma d'oro, quando aveva lasciato la sua casa per sposarsi. Il resto della storia non era difficile da immaginare. Era la dote di una fanciulla. Lei e il suo seguito si erano persi. Isgith era divenuta la loro tomba, all'insaputa di tutti. Il fuoco fatuo girò intorno ai liriani, pulsò un paio di volte e poi scomparve nel nulla. Le truppe ripresero la marcia e tutto sembrava in ordine. Sembrava, poiché presto scoprirono che diversi soldati erano scomparsi. L'avidità era stata la loro rovina, poiché avevano preso troppo. Il bottino li aveva appesantiti e la palude li aveva inghiottiti. Pensa a te, altra gente, olè. Però ci ha fatto guadagnare un sacco stavolta. Aspetta, vai a leggere. Pergamena Fradicia, documento trovato in un carro affondato. Le nostre congratulazioni, attendiamo con trepidazione il giorno in cui le nostre famiglie saranno unite da un nuovo membro. Accettate questi umili doni per che la sposa sia felice con i nostri migliori auguri. Eh sì, una dote. Vabbè, alcune di reclute comunque ne abbiamo, che ci mancano. Però abbiamo perso 30 uomini in 2 secondi. Va bene. Ok, allora adesso possiamo finalmente... Guarda, perché abbiamo 3500 di legno. Facciamo prima questo. Ok. Ok, così l'officina è veramente al massimo. E ci manca solo il campo di addestramento, che comunque 1000 di legno ce la facciamo tranquillamente. Ok, qua. Ah sì, le carte appena... Aspetta, appena sbloccate. Qua, Pluteo. Ok. Sì, che ho scoperto che in combinata col foraggere non è male. Il Wongeburg più. E poi qua adepta di Retuza più. Va bene. Ok. Allora, vabbè, alla fine rimarranno solo i migliori, che vi devo dire. Di qua, fammi vedere, c'è una battaglia lì. C'è un ponte qua distrutto, però non ci fa niente proseguire. Un... Sì, ho capito chi è, però non mi ricordo il nome. Vabbè, sorpresa nella palude. In mezzo all'acqua putrida e verdastra si ergeva un masso ricoperto dal muschio. Gli iriani tirarono un cauto sospiro di sollievo, sperando che fossero vicini alla terra asciutta. Tuttavia, una volta avvicinatisi, scoprirono che non si trattava di una pietra, ma del carapace di un mostruoso colosso. Una battaglia normale. Allora, via lui. Il medico va bene. Sì, Odo va bene. Ok. Allora,
Iniziamo con il nostro... dov'è? Qua. Ancora e ancora. Arrakas, ecco, Arrakas gigante. Evo con Arrakas giovane. Ok. Poi solita, visto che strategia non è male, strategia iniziale di cambiare le carte. Guarda, quasi quasi chiamiamo un tamburino, un altro. E non saprei. Aspetta. Tamburino e no, perché sto pensando. Bah. Ma sì, Xavier, dai. Ok. Sono sprecato nell'esercito. Il mio dolore ha uno scopo. Però ho visto che Xavier usarlo con lo scettro non è affatto male, poi vediamo. Arrakas troppo cresciuta. Ogni volta che questa unità sopravvive un attacco evoca due Arrakas giovani. Va bene. Allora, chiamiamo. Ah, vabbè. Lui, allora, aspetta, giochiamo una magia. Oh, aspetta. No, facciamo così, allora. Così. Così. Ce lo prendiamo in mano. Ok. Infatti, visto che ho fatto bene, almeno lo sfrutto. Ci prendiamo in mano lui, guarda, ecco. La Madonna. Orso anziano. Danneggia di uno, sembrava un danno della Madonna, invece danneggia di uno tutte le unità, quindi anche lui, infatti. Infatti. Adesso evochiamo ancora Xavier. Non temere. Diamo carica. Sì, no, non chiamiamo, visto che è anche così. Ok. Adesso mandiamo giù Odo. Sua Altezza sa quello che fa. Ok, adesso diamo ancora carica. Adesso sì che chiamiamo qualcuno. Facciamo così. Forza, via, via. Ok, infliggiamo danno. Infliggiamo danno a questo, che però va bene. Sì, non importa. E il medico. Dimmi che stai scherzando. Poi inutile. Ah, ma lui ha passato. Ah, lui ha passato. Aspetta, però potrei vincere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Giocherei. Giochiamo, guarda. Però se uso questo, questo mi viene distrutto. Vabbè, pazienza, dai. Facciamo così. No, è sopravvissuto. Va bene. Giochiamo il corno. Ok. Adesso passiamo. Ok. Già abbiamo vinto il primo turno. Vinciamo anche il secondo, abbiamo vinto. Ok. Allora, cambiamo lui. Cambiamo. Ok. E... vabbè, no, va bene così. Sì. Ok. Tocca a me. Vai. Prendi! Ok, adesso utilizziamo il fuoco contro questi insettoni. C'è qualcosa che perde. Ok. Medico. Che cosa vuoi da me? Sì, va bene, lo mettiamo qua. Abbiamo un lavoro da svolgere. E mettiamolo nel mazzo. E chiamiamo la trappola. E lui. No, lui davvero si sta rivelando
Veramente forte. Uno di vita. Ok. Adesso 10. Non ci ha danneggiato tanto. Pensavo di più. Giochiamo lui. Dannati traditori. E guarda, colpiamo questo. Ok. È morto. Peccato. Vabbè. Adesso vai. Poi giochiamo il vento del nord. Ottimo. Ok. Perfetto. Orso selvaggio. Vediamo. Ogni volta che un'unità compare sul campo di battaglia danneggia di uno. Poi facciamo così. Allora, ne scegliamo due. Scegliamo il medico e la spia. Ok. Abbiamo più carte. Chissà quanto sudico quella giacca. Oddio. Ci abbiamo lui. Usiamo ancora. È il mio lavoro. Vento del nord. Ok. In effetti, però il vento del nord abbiamo un attimo. Va bene. Ah, trasformiamo il medico in un orso. Ok. Ottimo. Ok, si fa pescare una carta, ma abbiamo più carte. Quindi adesso no, giochiamo lui. Non dovrebbe fare fumo. Vediamo. Questo fornisce un'armatura pari a 8 in unità. Diamo armatura all'orso. Ok. Ok. Ottimo. Adesso usiamo il suo potere. Qui 17. Blocchiamo. Cos'è un elmo se non una pentola capovolta? Corno. Ah. Ok. Altro orso selvaggio. Va bene. Evochiamo lei. Non è troppo tardi per ritirarsi. Ok, adesso mandiamo giù lui. Al diavolo tutto. Poi danneggiamo così, poi danneggiamo così. E poi questo, via. Opa. Ok. A posto. Ok, abbiamo vinto. Ottimo. Cosa ci ha dato? Ah no, roba. Bene. Ok, interiora, sì. Va bene, qua non c'è nient'altro. Abbiamo ripulito la zona, perfetto, e niente, andiamo verso la nostra destinazione.